Bello a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Lebenio 86. Buon martedì 7 maggio a tutti, bedazzi. Voi state vedendo il video di martedì, ma io lo sto registrando di lunedì e quindi, come dico io, iniziamo la nostra settimana videoludica. Nuovo video, stesso gioco, siamo sempre sul pezzo con i football 2024. E dall'immagine di copertina e dal titolo avete già capito il tipo di contenuto, bedazzi. Ebbene sì, lo Scarsenal è di nuovo in prima divisione nel campionato di football. Quindi, cos'è successo però, regà? Oggi non andremo a giocare con mano perché la partita decisiva per la promozione è arrivata di notte. Io di notte, se registro, mia moglie mi prende e mi butta giù dal balcone, però cosa ho fatto? Intelligenza tattica. Registriamo la partita e poi gliela condividiamo sul canale agli ultrasfotonici dello Scarsena. Quindi oggi io andrò a parlare, a castare, regà. Mi casterò da solo, non mi castrerò, mi casterò da solo. Sulla partita più importante della season, ovvero quella che ci divide tra essere un D2 o andare in prima divisione. Quindi, siete pronti? Ovvio, siete gli ultras dello Scarsenal. L'attesa è finita, si comincia. Vamos! Olè bedazzi, eccoci qui, schermata. Io sto visualizzando la partita. La situazione è questa: 1794 punti, 6 punti e significa prima divisione. Quindi si cerca l'avversario, regà. Avversario che ricapita sul canale del vostro Ale Benny e ha un ID tutto suo che mi fa scassare a me, regà. Tanti di voi, qualcuno che interagisce con me nel mio gruppo Telegram sa benissimo. Tanti altri no, ma magari gli sblocco un ricordo. Intanto 5 tacche che abbiamo accettato, devo parlare al passato. Proprio lui, regà. Eccezionale Cicciulubello, regà. Quindi è Cicciulubello contro Scarsa. Cicciulubello che oltre ad avere un ID fotonico è un player che sa il fatto suo, regà. Che gioca in casa. E quindi è da sinistra a destra Scarsenal, San Siro, la scala del calcio tutto esaurito. Prima di partire però, prima di partire, cioè, caffettino, regà, se no non casto neanche. Ok, e sigarettino. La tesa è finita, si comincia. Ok, poi mando avanti o lascio, no, lascio tutto così senza fare ritagli, regà. Così non vado a impazzire perché non è facile editare su una partita già giocata, regà. Puoi andare a incastrare audio e video. Quindi lasciamo andare le cose come stanno. Tanto la schermata iniziale è rimasta così per non tanto tempo, ancora una decina di secondi. E poi si è startato subito, eh. Andiamo a vedere poi come si presenta lo Scarsenal e come si presenta la formazione fotonica di Cicciulubello. Mi sono dimenticato di iscrivergli a Cicciulubello perché io uno con un ID così lo voglio all'interno della mia community, nel mio gruppo Telegram, raga. Per forza di cose. Allora, però così è troppo lungo, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti qui, alle divise, raga. Ovviamente bianca nera come di consuetudine, nuova maglia i football noir. Lo Scarsenal si presenta così, 4-2-2-2, raga. E lui, Cicciulubello, con un 4-2-1-3. Squadrone fotonico anche il suo, che sulla carta è più forte dello Scarsenal a livello di forza complessiva. Anche se lo Scarsenal è uno squadrone, raga. Si può partire, forse. Cioè, noi eravamo pronti. 3 secondi, 2, e poi tutto pronto, raga. Tutto pronto. Si parte. Buona visione, Bedazzi. A 20 minuti mi devo ricordare di mettere in pausa la cam. Ancora un goccio di caffettino, sale l'entusiasmo, regà. Bella La tesa è finita, tutto partita. sta per cominciare, ci aspettiamo un Si grande parte, regà. spettacolo, si comincia! Da destra a sinistra Scarsenal a giocarsi il gradino più alto del podio, subito. Parte Cicciulubello, out di sinistra, passaggio in mezzo per Gullit, allarga ancora dove viene giù Neymar, tenta subito l'imbucata al centro, ma c'è un Roberto Carlos al posto giusto al momento giusto che rilancia per Neymar, cerca Albertini. Alla meglio lui con Gullit. Allarga adesso dove c'è sempre il suo Neymar eccezionale, lo zio d'esperienza cerca di chiudere. Riparte lo zio, sciabolata lunga per Neymar che di testa appoggia per Digne Gaúcho. Attenzione, Digne in mezzo a due cerca di passare e non va. Partita combattuta adesso in mezzo al campo. Alla meglio Messi che vede subito Neymar, cerca di venire giù forte, la crocca, però Saliba dice non si passa. Appoggio Rummenigge, Messi, lotta Demetrio Albertini che sa lavorare il cuoio, commette il fallo però.
Non c'è un attimo di tregua, parte subito Cicciolubello, che cerca di imbucata, ma non va. Allora la palla la fa lo Scarsa, Ronaldinho che allarga per Diego Armando Maradona col doppio tocco. Ancora Ronaldinho, cerca l'1-2 con Messi. Attenzione, Digno che entra, ribattuto. Alla meglio lui, Billy Nazionale se la va a prendere. 8 sul cronometro 0-0. Arriva Diego come un treno, va sul fondo Diego, cerca il tapin in mezzo, ma ne esce bene Ciccio, che adesso Gerard allarga dove c'è sempre lui, Neymar. Si rinnova il duello con lo zio Bergomi. Fraseggia bene Cicciolubello, viene giù forte, l'1-2 con Rummenigge, Neymar Rummenigge, Maldini ci mette il fisico, Neymar che vince il rimpallo, però attenzione Steve, caparecchia per Gerrard, larga tutta, dove c'è Messi per Rummenigge, Roberto Carlos per Messi, adesso per Neymar, che vede Maradona, che si mette in proprio, cerca di andare, quando capisce che Billy è sui suoi passi, si ferma e apparecchia adesso per Billy Nazionale, passaggio indietro per lo zio, fraseggia bene lo Skarsgård adesso, Neymar, lo stop brutto, ne viene fuori adesso lui, Bergomi, Gullit, largo c'è Leo Messi, si rinnova il duello con Roberto Carlos, alla meglio Leo Messi che apparecchia per Rummenigge, ma Militao, Meravigliao dice non si passa. Lancia per Neymar, la sponda per Maradona, fraseggia con Albertini, Maradona cerca Neymar, tutto chiuso, partita frenetica. Ancora il suo Neymar adesso con la crocca, tensione con la crocca Cicciolubello, ma Gilberto Silva dice ci sono anch'io e la fa sua per Maradona che cerca Messi, ma c'è Gullit che la porta. Messi però indemoniato, gli soffia il pallone, perde una brutta palla sulla tre quarti, ma la difesa dello Skarsgård si comporta bene, Militao con la porta parecchia, mezzo per Gilberto Silva che sbaglia il passaggio, la meglio Rijkaard, e adesso fraseggia col connazionale olandese, raga, sale l'entusiasmo, Messi, Digno che aiuta la squadra, appoggia per Roberto Carlos, la sciabolata per Maradona che di prima inventa per Leo Messi un passaggio in profondità col contagiri che non lo azzecca, 23 sul cronometro ancora 0-0, raga. Va direttamente da Neymar che cerca di appoggiare. Gilberto capisce tutto. Albertini, Messi, Neymar. Albertini al posto giusto, vede Ronaldinho, allarga. Ronaldinho per Neymar. Attenzione, Neymar cerca di danzare sul pallone, ma lo zio, altra sponda, capisce tutto. Adesso però siamo già da Messi, che apparecchia per Ruud Gullit. La sovrapposizione è di Rummenigge. Ancora Militao a inseguire. Retropassaggio dove c'è Leo Messi. In mezzo, Digno capisce tutto, esce bene lo Skarsgård. Attenzione, Digno che si mette in proprio, supera la metà campo, la porta a Digno a ridosso dell'area di rigore, apparecchia per il fraseggio, miracolo, e poi il tapin, raga. Cambia il parziale 1-0, chi? Eccezionale sempre lui, Neymar, 29 sul cronometro, aveva compiuto un miracolo Schmeichel in automatic, che si dispera, raga, che si dispera. E quindi è 1-0 Skarsgård, palla al centro. Viene giù forte Digno che si mette in proprio. Fraseggia con me, con Maradona. L'1-2 è perfetto. Allora, qui si va in pausa perché? Per niente, raga. Ritorniamo subito in game. Così. Palla al centro. 30 sul cronometro. Rummenigge appoggia per Rijkaard. La porta. Gilberto non riesce. Quindi riesce il passaggio per Rummenigge che allarga adesso per Neymar. Lo zio a chiudere. La sciabolata per Gullit che va in cielo. Ma facile per Cech. Doppia attacca bassa adesso sul kick-off. Cech che fa Diego Armando Maradona. Che sbaglia lo stop. Rimessa laterale. Alla battuta lui, il pibe d'oro, con la mano de Dios per Messi, che apparecchia per Neymar che inventa un passaggio filtrante sempre per la pulce che va sul fondo, cerca il passaggio in mezzo, messo bene però Gerard, Gullit, cerca di uscire, lo Skarsgård pressa, Militao, apparecchia per Digno, cerca subito un controllo per il Fines, facile per Schmeichel che dal fondo va a lungo, subito dove c'è Messi. Che alla meglio sul Gilberto, appoggia per Rummenigge, Rummenigge per Gullit che lancia subito per Neymar, lo zio Bergomi però dice non si passa, va dietro in sicurezza da Peter Cech che va lontanissimo dove c'è Leo Messi che non può nulla di testa. Adesso è sponda Cicciubello, Neymar cerca l'imbucata per Rummenigge, ancora lo zio che sale in cattedra e va ancora in sicurezza da Peter Cech. Ancora lo zio che sale in cielo, arriva Messi, Maradona che sbaglia l'appoggio. E adesso è Saliba che gestisce. Saliba di destro per Ruud Gullit. Per Rijkaard che cerca Gullit. Ancora Rijkaard per Gullit. Gullit di prima, tutto chiuso. La sciabolata a cercare Albertini che la mette giù di petto. Sbaglia l'appoggio. Arriva Rijkaard, gli soffia il pallone. Adesso allarga dove c'è Neymar. Se ancora il duello. Ancora la crocca di Cicciolubello. Doppia crocca. Disorienta lo zio che si ubriaca. Torna un attimo sui suoi passi lo zio. Ancora la fantasia al potere di Cicciolubello. Bellissima l'azione sull'auto di sinistra. Cerca l'appoggio in mezzo per Rummenigge. Non va. E quindi Cech va più lontano che può. A pescare Diego Armando Maradona con Maldini. Non può nulla. Che va dietro da Billy Nazionale.
Adesso lancia lunga, ma l'arbitro dice che può bastare così per i primi 45 minuti. Manda tutti a prendere un tè caldo. E quindi si finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per lo Scarsenal, che statistiche alla mano sta giocando meglio della sformazione interista capitanata da Ciccio Rumbello. Quindi si può partire subito col secondo tempo. Ma andiamo avanti e i ritagli devo farli per forza. Tutto pronto. 45 minuti che ci dividono dalla prima divisione. Si parte! Messi per Neymar. Ancora Neymar per Messi. Cerca Maradona. Tutto chiuso però. Gullit ragiona. La porta. Supera la metà campo. Accelera Gullit. Apparecchia adesso per Neymar che è tutto solo. Entra in aria. Il cross Militao. Gilberto la mette fuori. Brutta però. Dove c'è Ciccio Rubello con la sua Inter. Attenzione Zarriba, la sciabolata per Gullit che svetta su Maradona, brutto rimpallo, favorisce Rummenigge al limite dell'area, esce lo zio però senza Baffetto che già pecca di esperienza, la porta lo zio, la sciabolata è per Leo Messi, facilissima per Schmeichel, che adesso va da Rummenigge, che va in cielo Rummenigge, l'appoggio all'indietro per Leo Messi. Roberto Carlos cerca di chiudere, capisce tutto, si mette sulla traiettoria del passaggio, la fa sua, cerca l'elastico Ronaldinho, Rijkaard che pecca di esperienza, gli ruba il pallone, apparecchia per il colazionale che adesso va sulla fascia out di destra dove c'è Leo Messi. Maldini esce, la sciabolata trova Ronaldinho che appoggia subito per Messi, verticalizza per Diego, uno contro uno, il numero di Diego, il doppio tocco, apparecchia per Neymar, sale la fantasia al portiere, Neymar deve temporeggiare però perché non c'è nessuno, c'è Saliba. Che gli sradica il pallone, riparte Ciccio Rubello. Ciccio Rubello, regà, Ciccio Rubello. Rientriamo nel match, che non c'è tempo. La crocca di Digno, fantasia al potere. Ancora Digno, esagera Digno. Esce ancora Saliba, monumentale. Apparecchia adesso dove c'è Messi. Il passaggio all'indietro, in mezzo per vie centrali c'è Rijkaard. Gullit di prima, Gilberto al posto giusto, accelera la manovra lo Scarsenal, il doppio tocco, la crocca interrotta per il passaggio di prima per Leo Messi non va, ancora in mezzo al campo, sbaglia lui, Neymar cerca Diego che rientra, parecchia per Leo Messi, se la mette sul mancino, Leo 2-0 Scarsenal e bacia gli ultras, e manda un bacio agli ultras dello Scarsenal, 60 sul cronometro, 30 minuti che ci dividono. Sale l'entusiasmo, ma siamo di nuovo lì, palla al centro, Ciccio Rubello che non ci sta. E riparte, Costa Curta, Diego, attenzione all'intercetto, la porta Diego, si mette in proprio Diego, però è lento, Billy torna sui suoi passi, deve tornare indietro, apparecchia per vie centrali, Gilberto Silva, Albertini, in mezzo c'è Neymar, che va da Messi, l'appoggio per Digno, che cerca un finesse, debole, Schmeichel, parata plastica, 63 sul cronometro, va corto, pesca però Rijkaard, che appoggia a Robby Baggio, che è entrato dalla panchina, di Rincodino adesso, che c'ha i piedi buoni per servire Gullit, che con l'esterno va da Neymar, manda fuori tempo lo zio, si mette in proprio Neymar, va per vie centrali, ma Militao la mette fuori, va da Albertini per Ronaldinho, Neymar ancora Albertini, bellissima, allarga di prima il faseggio, viene giù fortissimo lo Scarsa, attenzione il numero di Neymar, ne ha due, ne salta uno, Maldini no, ma Messi pressa, ancora per Neymar, tutto chiuso, Rijkaard di testa, la fretta fa sbagliare Ciccio Rubello, Gilberto Silva la vede Neymar che sbaglia di tacco, e ancora ritmi frenetici, Rummenigge, Gullit, Neymar, di nuovo contro lo zio. Raddoppio di marcatura di Gilberto che la fa sua, va dietro in sicurezza da Peter Cech che va più lontano possibile, dove c'è Diego Armando Maradona che salta di testa, ne anticipa due, appoggia per Ronaldinho, Ronaldinho Neymar di tacco Messi, 1-2 che non avviene. Minchia, regà, non è facile fate cronaca. Ritmi fottuti, eh. Attenzione, ritorniamo sul pezzo. Rummenigge, Gullit allarga, Neymar ancora lo zio, non intercetta, va vie centrali dove c'è Gullit, che apparecchia adesso per Robby Baggio, se la sistema sul destro, Cech in mano, dice di no, tira giù la saracinesca, riparte lo Scarsenal. Maradona riceve palla da Ronaldinho che trova Messi, ancora cerca di andare da Ronaldinho ma sbaglia, la meglio Gullit, apparecchia per Messi, Maldini al posto giusto, brutto il passaggio che un po' di fortuna e riesce per Roberto Carlos, Albertini, Messi, Digno, Neymar, Messi, Maldini allunga la zampa, la fa sua, riparte, Ciccio Rubello che gioca sempre sull'out di sinistra. Il numero di Neymar ne manda due a vuoto. Bellissimo il colpo di tacco per Gullit. Ancora di tacco per Neymar. Bellissimo il fraseggio. Il numero. Tensione che sale in cattedra Ciccio Rubello. Roberto cerca un passaggio. Sbaglia tutto. Neymar esagera con una skill di troppo. Roberto però la mette fuori. Messi, Albertini, Maradona, Billy.
Costa Curta che sa il fatto suo, ma sbaglia. Allora ancora Maradona che sbaglia a sua volta. Maldini ci mette una pezza e fa uscire l'Inter capitanata da Ciciu Lubello, che Gullit va da Baggio, Baggio per Rijkaard, Rijkaard per Rummenigge, Rummenigge per Messi, ma Roberto Carlos dice: ne ho ancora, anche se siamo all'83esimo. Ronaldinho che verticalizza per Messi e adesso viene di nuovo fuori lui, ma Albertini fa un altro mestiere in mezzo al campo, apparecchia per Messi, l'imbucata per Ronaldinho col tapine, Michael compie un miracolo e non fa dilagare lo Scarsenal che rimane sullo 2-0. Roberto, sicurezza ed esperienza va da Peter Cech. Mancano 4 minuti più recupero. Il risultato è 2-0. Messi va in cielo. Ronaldinho. La porta a Ronaldinho. Rijkaard, però. Che viene ancora. Quando siamo all'88esimo. Messi. Attenzione, Messi. Doppio tocco che entra. Maldini ci mette il fisico. Rimpallo brutto per Ciciu Lubello. La meglio lo Skarsgård. Che fa girare palla adesso. Tra gli olè. Olè. E finisce così. Finisce così, 2-0 Scarsena, che fa i complimenti all'Inter capitanata da Ciciu Lubello, uno di noi. Andiamo a vedere le statistiche, Rijkaard non può nulla, Rijkaard non può nulla. Le statistiche sono così, Scarsena ha giocato una bella partita. E giustamente diamo a Cesare quello che è di Cesare. Prima o poi i player devono uscire, regà, scrape, lag, non lag, 1810 significa prima divisione. Prima divisione, non ho mai fatto fatica quanto in sta divisione, in sta season, perché? Perché c'ho una linea di merda, c'ho una linea di merda, e io sta season, è 3 settimane che ho 80-100 di ping al pomeriggio, e tutte le partite che voi vedete sul canale, vabbè, questa qui no, questa qui avevo 10 di ping, raga, perché di notte si stabilizza il tutto, quindi sono riuscito a giocarmela. E niente, Bedazzi, che dirvi? Che dirvi? Il video giunge al termine. Il video giunge al termine perché io solo questa partita, la più importante della season, vi volevo condividere. Però prima di chiudere il video, il dovere, regà, il dovere chiama a fare i titoli di coda e andare a salutare tutta la community e ultra sfotonici dello Scarsenal, regà. Quindi mi riallaccio al mio ultimo video. Cioè, penultimo, questo qui che avete visto voi della promozione è l'ultimo. Allora, canale YouTube Alebeni 86, video. Il mio ultimo video qual è, regà? Divisione 1 vicinissima, vamos, Scarsenal, ok. Divisione 1 che l'abbiamo ottenuta, abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Allora, regà, 97 commenti, regà. 97 commenti. Più recente.